noi presentiamo in questo demo due macchine che non sono per noi una vera pura novità, ma sono le nostre ultime creazioni. Questa è una macchina modulare per produzione di medi volumi, è una macchina che può avere dei numeri di stazioni differenti con moduli con cambio tensile e dei pallet rotanti per poter raggiungere tutte le vie di un pezzo lavorabile. La macchina da barra invece che presentiamo è una macchina che abbiamo, è la nostra invenzione di qualche anno fa, è stata migliorata e perfezionata ed è una macchina che si va a collocare nel mondo del plurimandrino, in quanto è una macchina che lavora direttamente da barra, fa stazioni in bottone o anche in acciaio, fino a quella che presentiamo fino a 150 mm, ma abbiamo anche una versione più grande. Ma è una macchina che per noi è molto speciale in quanto ha delle funzioni particolari di ammortaggio del pezzo e in questa fase, nella fattispecie presentiamo due sistemi di ammortaggio con autocentrante o con pinza per essere del tutto intercambiabile con altre macchine e altri plurimandrini che può avere un cliente e il pezzo viene così, lavorato interamente da spettone da para. Il nervosismo del mercato porta a dover cambiare la tipologia di lotto giornalmente. Alla fine dell'anno i quantitativi sono ancora alti, sono ancora da transfer, però non ci si può più permettere di lavorare per 6 mesi un solo prodotto, ma bisogna rispondere all'esigenza del mercato di cambio molto molto repentino e quindi servire le varie esigenze dei fornitori o dei clienti. L'unica novità in questa fiera che presentiamo per il Mo 2011 è proprio il redesign di tutte le nostre macchine, perché quello che vogliamo fare è restituire anche bellezza tecnologica da un punto di vista estetico ed esterno, perché anche il piacere di avere, di fare un investimento e avere all'interno della propria azienda, della propria compagnia, anche un qualcosa di bello esteticamente gratifica l'investimento e gratifica l'operatore.